Ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi siamo qui in anteprima, grazie a Konami, a farvi vedere la nuova espansione Yu-Gi-Oh! Battaglia del Caos. Ammetto che sono molto emozionato perché è una espansione davvero fantastica, la quale racchiude un sacco di carte importanti e un sacco di nuove carte per archetipi che amiamo. Quindi se non l'avete già fatto, mettete like al video, commentate e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Se volete continuare a vedere queste anteprime, intanto ringraziamo sempre Konami per questo box e partiamo alla scoperta di questa fantastica espansione. Eccoci qua. Pronti? Battaglia del Caos, si comincia, eh? Prima TV anche per noi, non sappiamo praticamente niente. Serri Argento Vite, Mostro Bambola Orsetto Orsetto, bellissimo, già carta mia preferita in assoluto. Mondo Nuovo Chiaro, Abile Mago Marrone, e qui c'è una reference a vecchie carte fantastiche. Contratto Oscuro con la licenza di brevetto, wow, bellissima, qua ci sono anche nuovi contratti oscuri. Intrusione Imprudente, Submarine Giro Turistico, Motivato dalla Tribù e Sonico Dinomorfia. Spero si pronunci così. Nel caso mi perdonerete. Colpo Fantasma Trucco, e anche qui, signori, i fan di questo archetipo ringraziano il ritorno di nuove carte. Guerriero Magnetico Epsilon, qua stiamo andando oltre l'inimmaginabile. Darton, la mostruosità meccanica. Neyroi, il traditore, specchio dei sogni. E la prima ultra è Ghiaccio Giada Aegirine. Speriamo che si dica così. Ok. Bellissima, bella figura. Davvero, no ragazzi, davvero bellissima l'artwork. Cioè, al di là dell'archetipo, è davvero bella. Sto aprendo solo carte belle. Bruto Dinomorfia. Zanzara Fumogeno, Quota Superiore e Conflitto Spadanima. E anche qui gli Swarsol sono accontentati. Guscio, Uradora del Destino, Platessa Sostitufoglia. Questa è bellissima, cioè ragazzi, ma non si può stampare carte così, sono bellissime. Sono troppo pucciose. Ok. Kaiza la stella nascosta e Epigonen l'invasore in personificazione, e anche qui i fan dei robottoni sono accontentati. Dinomorfia Diplos, Colpo Serpente Ogdoadico, Festival Fantasma Trucco, e anche il Fantasma Trucco ottiene un mostro Link motivato dalla tribù. 100 nuove carte, come dice la busta, 9 carte in ogni busta, 50 carte comuni, 26 super rare, 14 ultra rare e 10 carte rare segrete. Se troviamo la Starlight ed è quella giusta, ovviamente saremo contentissimi. Discepolo Marchiato, Prestigiatore Dimensionale, questa è una carta che ricorda molto le carte di Yugi. Scaglie Roccia, Serri Argento Vite e Reliquia Bianca della Dogmatica. E anche qui nuove carte dogmatica, si annovera un nuovo mostro rituale. Felicità delle Bambole, bellissima. Intrusione Imprudente, Dogmatica Cadabra e Grozza Tiranno del Tuono. Una carta sincro comune, signori. Un bel demone nuovo, sincro. Nouraris, il Drago Vernale. Sirena Fantasma Trucco, bellissima, bellissima. Mondo Nuovo Chiaro, Colpo Fantasma Trucco. Qui c'è una rara segreta, signori, perché ho visto la foilatura delle secret, quindi la mettiamo ultima, intanto ci gustiamo le comuni. Colpo Serpente Ogdoadico, Mutante Mutante, anche qui ritornano i mutanti dopo un po' di assenza, nuovi supporti anche per questo archetipo. Pispilla Splendente, questo è un supporto al mazzo di Thea, bellissimo, il mazzo degli angioletti. Dinomorfia Diplos e la secret, che è una magia, è Divieto di Vendita. Attenzione, questa mi sa che è molto forte. Dichiara il nome di una carta. Per il resto di questo turno il tuo avversario non può attivare carte o effetti di carte con lo stesso nome originale di quella carta dichiarata. Le stesse restrizioni si applicano a te.
ma per il resto di questo duello invece che solo in questo turno. Puoi attivare solo un divieto di vendita per turno. Signori, questa carta io la terrei molto d'occhio. Quindi mi raccomando, perché mi sembra molto molto forte. È una nuova proibizione, possiamo dire così. Onibimaru, spazza anima. Molto bella. Abile mago marrone. Testa opale di fuoco. Era un po' che non vedevo un pendulum in un'espansione. Darto una mostruosità meccanica. Reliquia Nordic Svalin. E anche qui nuove carte nordiche, ragazzi. Ma questa espansione quanti archetipi accontenta? Hacker folle. Secondo me è una short print. Mostro bambola Miss Machen. Bellissima. Il grande doppio cast lanciatore. Bello. Simorgh, volatile della perfezione. E qui. No, cioè, Simorgh. Fantasmatrucco. DDD, caccia di talenti a posto. C'è anche DDD. Boh, ma già col contratto oscuro dovevamo, diciamo, anticipare questa mossa. Neyroi, scaglie roccia, prestigiatore dimensionale e libromante agente. E ragazzi, questa artwork è bellissima. Cioè, io non so cosa sia successo, ma le artwork sono una più bella dell'altra, molto più del solito. Quindi, vero complimenti. Grozza, tiranno del tuono, felicità delle bambole, festival fantasma trucco e colpo serpente ogdoadico. Belle, belle, belle queste nuove carte. Fine della corsa. Platessa, sostitufoglia, Obimimaru, spazza anima. Qui c'è una ultra. Questa espansione uscirà, sarà disponibile per tutti a febbraio. Mondo Nuovo Chiaro e Fantasma Vampiro. E anche qui, signori, con l'Arthur ci siamo davvero superati. È davvero bellissima. Acquistate Battaglia del Caos, bellissima espansione, davvero. Conflitto Spadanima, l'agente della distruzione, Venere, no, anche gli agenti della distruzione, ma c'è tutto qui, ma... Oh, Dio! Dolcetto Fantasma Trucco, bellissimo. Sonico Dinomorfia. O Dinomorfia. Dinomorph. Mostro rinascita. E anche qui una bella reference al mostro resuscitato in figura. Sirena Fantasma Trucco. Uradora del Destino. Fine della corsa. E Dark l'Ammaliatore Oscuro Tenebroso. E anche qui abbiamo finalmente il link dedicato ai mostri oscurità di questo archetipo degli ammaliatrici e ammaliatori. Mutante Mutante, Sonico, l'agente della distruzione e mostro bambola, un bel 0-0 che sarà utile per le strategie. Guerriero magnetico, prestigiatore, guscio, Neyroi, c'è un'altra ultra. Mamma mia! Timaeus, il drago unito. Cioè, ragazzi, ma questa espansione per chi gioca a Yu-Gi-Oh! È una manna, cioè è un revamp di un sacco di carte. Timaeus il drago unito, puoi mandare un mostro incantatore o una magia trappola che menziona mago nero dalla tua mano o terreno scoperto al cimitero. Evoca specialmente questa carta dalla tua mano. Durante la tua main phase puoi evocare tramite fusione un mostro fusione dal tuo extra deck, utilizzando mostri dalla tua mano o terreno come materiale, compreso un mostro incantatore. Puoi utilizzare ogni effetto di Timaeus il drago unito una sola volta per turno. 2008-2008, drago luce, livello 8. E che dire? Continuiamo così. Siamo già a 3 ultra e non è ancora finita la colonna. Epigonen. Wow. E ultima busta della prima colonna. Vediamo se troviamo una bella supernova. Kulan Enion Cenote Ghiaccio Giada. Belli, nomi sono sempre facili. Oh, che bella, pozione sorridente. Ma cosa stanno vedendo i miei occhi? Cioè, bellissima questa espressione. È fantastica. Fanciulla Acero. Allerta Dinomorfia. Testa opale di fuoco. Abile mago marrone. E finalmente, ragazzi, abbiamo trovato il Magico Ribo. Wow, bellissimo. Che poi è fortissimo. Durante la main o battle phase, se hai subito danno da una battaglia o dall'effetto di una carta dell'avversario in questo turno, effetto rapido, puoi mandare questa carta dalla tua mano al cimitero. Evoca specialmente un mago nero o una ragazza maga nera dal tuo deck o cimitero. Se uno o più mostri incantatori scoperti che controlli vengono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta dell'avversario, puoi aggiungere questa carta dal cimitero alla tua mano. Puoi utilizzare ogni effetto di Magico Ribo una sola volta per turno. Bellissima, nonché stupenda.
sia di artwork che di effetto. E qui bisogna fare la ola, eh. Oh, bella! Gullin Barsti delle bestie Nordic, super, bellissima, un bel cinghialotto giallo. Bello, ed è anche un tuner, quindi molto utile. Davvero, davvero bello Battaglia del Caos, ragazzi. Grazie ancora a Konami per averci dato la possibilità di guardare, di scavicchiare queste nuove carte che richiamano tantissimo tutti gli archetipi vecchi. Reversione Dinomorfia, bellissima, bella, 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 bella artwork, mi piace davvero, cioè gli artwork si sono proprio superati qui, eh. Davvero stupenda. Serri Argentovite, Mostro Bambola, Nour Aries, il Drago Vernale, Testa Opale di Fuoco, Reliquia Nordic. E qui, ragazzi, vi invito a dire questo nome perché è impossibile. Ilish Gigafl. Perché mi fanno dire questi nomi impossibili? Ogni volta che esce l'espansione diventa sempre più difficile pronunciare i nomi delle carte. Uradora del Destino, Neiroi, Kaiser la Stella Nascosta, DDD, Caccia di Talenti. Qui c'è una secret ed è un mostro rituale, se ho visto bene. Vediamo un po'. Vediamo. Dogmatica Cadabra, Dino Fiore, motivato dalla tribù. Mutante Mutante e... Oh, bellissima! Illusione del Caos, rara segreta. E qui la reference a Mago Nero non manca, ovviamente. Oscurità livello 7, incantatore rituale effetto, attacco 2100-2005, quindi l'incontrario del Mago Nero fondamentalmente. Puoi evocare tramite rituale questa carta con Forma del Caos, che qui diventa sempre più centrale, questa carta che è uscita tanto tempo fa. Puoi rivelare questa carta nella tua mano, aggiungi un Mago Nero o un mostro non rituale che lo menziona dal tuo deck alla tua mano. Poi metti una carta dalla tua mano in cima al deck. Quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro, effetto rapido, puoi far ritornare questa carta alla tua mano e se lo fai evoca specialmente un Mago Nero dal tuo cimitero e se fai quello annulla quell'effetto attivato. Puoi utilizzare ogni effetto di illusione del caos una sola volta per turno. E signori, diventa automaticamente una delle mie carte preferite in assoluto perché l'artwork è bellissima. Che emozione, mamma mia. E qui abbiamo la reliquia bianca che abbiamo già trovato di Dogmatica. Quindi un rituale secret, mamma mia, da tanto che non si vedeva un rituale secret, eh. Alice, Signora del Lamento, bellissima, anche questa dell'archetipo relativo. E ovviamente un demone. Mancano poche buste, ma non vedo l'ora di aprire altre bustine di Battaglia del Caos. Migra Brezza e l'arrivo dell'avventura ultra rara. Questa dovrebbe essere la nostra ultima ultra del box, perché ne abbiamo trovate 4. Carta magia rapida. Bandisci un mostro bestia alata dalla tua mano terreno cimitero scoperto. Aggiungi un mostro Migra Brezza o magia terreno Migra Brezza dal tuo deck alla tua mano. Poi guadagni 500 life points. Puoi attivare solo Migra Brezza l'arrivo dell'avventura una sola volta per turno. E anche questa è carina perché è un cerchino rapido, praticamente, no, davvero forte per Migra Brezza. Fine della corsa con un'altra reference. Guardate quante reference. Qua c'è l'anfora dell'avidità per dire e qui c'è Dekoichi, giusto per dirne una. O Bokoichi, non mi ricordo, mi sembra che sia Dekoichi questa qua. O Bokoichi, no, è Bokoichi, quella comune senza effetto. Kaiza, la stella nascosta, mondo nuovo chiaro, testa opale di fuoco, un altro Magikuribo, molto bene. Qui abbiamo altre carte interessanti. Magikuribo già lo abbiamo messo, tolgo qua il cinghialetto che è un po' stona qui con tutte queste bellezze. E qui abbiamo Reliquia Nordic, Svalin. Ultima busta e poi purtroppo è finito il video. Io intanto ringrazio Konami ancora per questa emozione fortissima perché davvero, cioè, aprire Battaglia del Caos è spaziale. Ghiaccio Giada, creazione Martin Pescatore. Olè. E adesso Collector? No, sembrava però.
Mostro bambola assetto assetto, colpo fantasma trucco, guscio, mostro rinascita. Fusione definitiva, questa voglio leggerla. Prima volta che la sbustiamo. Durante la main phase, evoca tramite fusione dal tuo extra deck un mostro fusione che menziona drago bianco occhi blu o drago occhi blu finale come materiale, mischiando i materiali da fusione indicati su di esso dalla tua mano, terreno e o cimitero nel deck. Poi puoi distruggere carte scoperte controllate dal tuo avversario fino al numero di drago bianco chi blu e drago chi blu finale utilizzati sul terreno come materiale dal terreno. Puoi attivare solo una fusione definitiva per turno e direi, cavolo, che è proprio definitiva come carta, cioè è fortissima, magia rapida. Questa la annovero fra le carte più interessanti trovate oggi. Bene, questo purtroppo è stato Battaglia del Caos, è già finito, no? Non ci sono bustine, peccato. Grazie per averci seguito e quest'anno tornano i video di Yu-Gi-Oh! Insieme a voi e tornano anche i video anteprima, come avete visto, con Konami. Quindi grazie ancora Konami e ci rivediamo. Mi raccomando, non perdetevi in vendita Battaglia del Caos nei migliori negozi. Ciao ciao!